rassicurare, accompagnare e amare, perché il buon pastore conosce le sue pecore e le sue pecore conoscono lui. Lo ha chiesto Papa Francesco ai vescovi della Repubblica Democratica del Congo nel messaggio consegnato loro in occasione della visita ad Limina. Ricordando il dramma dei ragazzi reclutati da bande armate, il Papa ha esortato i vescovi ad approfondire una pastorale dei giovani e del dialogo nelle università, come pure nelle scuole cattoliche e pubbliche, per sviluppare in loro uno spirito critico, chiave di volta per vincere la violenza, la disuguaglianza e anche le divisioni etniche. Ce ne parla Monsignor Nicolas Jomo, presidente della Conferenza Episcopale del Congo. Allora, la prima obbligazione per noi pastorale è fare in modo che l'école primaire. Il nostro primo obbligo pastorale è fare in modo che nella scuola primaria e secondaria i giovani ricevano solide basi formative. Ciò permetterà loro di prepararsi sul piano professionale, ma anche di guardare al futuro con speranza e avere degli sbocchi. I giovani che non hanno ricevuto un'educazione sono facilmente reclutati dai gruppi armati e possono essere obbligati ad uccidere, a commettere crimini anche perché provengono da famiglie disgregate, non hanno ricevuto una buona educazione, non sono stati formati da educatori come quelli che vi sono, ad esempio, nelle nostre parrocchie. Il Papa ha poi definito la famiglia via primaria per la pace, sottolineando che la Chiesa ha il compito di incoraggiare tutte le iniziative volte a combattere la disgregazione familiare, causa di tanti mali. Noi sappiamo che la famiglia fa face a delle menace. È noto che in questo momento la famiglia deve affrontare vari pericoli. Il primo proviene dalle ideologie che vengono dall'esterno. A causa della globalizzazione sono molte le ideologie che vengono dal resto del mondo, tra cui alcuni aspetti della teoria del gender. Ma ve ne sono anche altre che minacciano la famiglia africana, veicolate dai film, da internet, eccetera. Siamo comunque consapevoli che vi sono inoltre difficoltà endogene, come ad esempio la poligamia o malattie come l'HIV, che rappresentano delle minacce per la famiglia. Abbiamo pertanto preparato un programma triennale che ci consente di elaborare una pastorale con lo scopo di proteggere e difendere la famiglia, perché da essa provengono i giovani che rappresentano il futuro del Paese e della Chiesa. Che sono l'avenir del paese e l'avenir dell'Église. Infine, il Papa ha esortato la Chiesa in Congo a proporre orientamenti e soluzioni per la promozione di una società fondata sul rispetto della dignità e della persona umana, facendo però molta attenzione a non sostituirsi alle istituzioni politiche. L'Église ha un ruolo molto importante. La Chiesa ha un ruolo molto importante nell'accompagnare i protagonisti del mondo politico affinché costruiscano una società democratica giusta e uno Stato di diritto che ci consenta di godere di buone leggi fondamentali, in cui ciascun cittadino sia protetto e vi sia inoltre la possibilità di creare un'economia prospera che offra posti di lavoro ai giovani e alla popolazione congolese.